conosciuto Maurizio nel 53, era un bambinetto, e io ricordo che sono andato la prima volta a trovare Pollini, a conoscere Pollini padre, che naturalmente per noi era un grande maestro dell'architettura moderna, insieme con Ernesto Rogers. E c'era questo ragazzino che chiedeva a Rogers continuamente spiegazioni su alcuni problemi di pittura, ma in modo molto competente, anche un po' insistente. E ricordo che allora ho capito che questo ragazzo era un ragazzo molto brillante, era un bambino molto volitivo, curioso, un po' rompiscatole, molto interessato a tante cose. Ma che maestro, se quando aveva 10 o 12 anni giocava più volentieri a pallone o giocava più volentieri a pianoforte? Un giornalista. Le mie capacità di football sono sempre state così scarse. Quanto vale essere comunque ragazzini, sì, sì, a 12 sì, anni, o stare una giornata intera sulla tastiera, ecco. Ma si può giocare anche sulla tastiera, bisogna scegliere, ha capito? E qui non si sceglie più. Ma le scelte dovrebbero essere regolate dal principio del piacere, della libertà. Della libertà. Non scelsi il primo maestro, Carlo Rorati, perché evidentemente da 6 anni non era in grado di scegliere, ma senz'altro mi trovai bene con lui e mi diede una base senz'altro eccellente. Poi proseguì gli studi con il suo allievo Carlo Vidusso e naturalmente a questo punto ero senz'altro consapevole, e così per esempio il Bruno Bettinelli per l'armonia e il contrappunto senz'altro fu una scelta consapevole. Sarà stato 54, massimo 55, e c'era un mio collega quale un giorno mi disse: ah, sai, ho conosciuto un ragazzino che studia pianoforte, bravissimo, mezzo genio, combiniamo una sera, se ti interessa andiamo a trovarlo, eccetera. Io ero molto curioso, in effetti, e così combinammo una sera e andammo a casa del padre di Pollini, evidentemente l'architetto, no? Pare che fosse in viale Argonne, ho ancora questo ricordo. E lì conobbi appunto il ragazzino Maurizio, che avrà avuto appunto 12-13 anni, un ragazzino molto riflessivo, molto concentrato sulle cose. E la cosa, dimenticavo di dirlo, che mi aveva sollecitato di più era che questo mio amico mi aveva detto che era uno soprattutto molto interessato alla musica contemporanea, era questo che mi aveva solleticato. E in effetti così parlammo di varie cose, e in particolare mi ricordo che lui aveva la prima edizione del disco dell'incisione del Wozzeck di Alban Berg, evidentemente era quella di Mitropoulos, appena uscita almeno in Italia. Langsam, Wozzeck, langsam. Eins nach dem anderen. Er macht mich ganz schwindig. Was soll ich denn mit den 10 Minuten anfangen, die er heute zu früh fertig wird? Quello che è rimasto nella mia memoria è questo ragazzo in casa del direttore del conservatorio di Bolzano. Quello che è rimasto nella mia mente è questo ragazzo che è seduto su uno sgabellone davanti al pianoforte di casa, insieme col maestro Antonino Votto, si mise a parlare del Wozzeck di Berg, e con Votto scartabellava lo spartito del Wozzeck di Berg, parlava con lui e discuteva sulle varie scene di Wozzeck, scambiandosi impressioni, suonando una volta l'uno, una volta l'altro. E questo mi sbalordì, soprattutto perché questo, non solo perché era un ragazzo di 14 anni che conosceva il Wozzeck di Berg, ma perché era un ragazzo che veniva da quella Milano dove 4 anni prima il povero Mitropoulos era stato costretto al pubblico dalla ribalta, perché la prima esecuzione alla Scala del Wozzeck di Berg era continuamente interrotta e addirittura fischiata da
da tutte le parti. Ja, ein Augenblick. Wurze, es schaudert mich, wenn ich denke, dass ich die Welt in einem Tage umdrehe. Siamo a Bolzano nel 1956, dove c'era il concorso Busoni, che in quell'anno come appendice indisse un concorso per quattro composizioni di musica contemporanea e pianistiche. Queste composizioni vennero scelte e poi venne scelto un ragazzo che giovane che potesse suonare. E il maestro Vidusso portò questo suo allievo che a quell'epoca aveva soltanto 14 anni. E questo ragazzo giovanissimo si mise davanti al pianoforte, gli misero gli spartiti davanti e lui li suonò a prima vista con una disinvoltura che era veramente sorprendente, anche perché era un ragazzino e suonava come un uomo maturo, come un artista maturo. Facciamo una botta risposta così ci capiamo meglio. Lei vorrebbe che la musica contemporanea entrasse nella vita di tutti i giorni e che non sia una tantum, un concerto sparso qua. E purtroppo anche i tempi sarebbero maturissimi per una situazione di questo genere, però ci sono dei dati obiettivi dei quali bisogna tener conto, e questa è la mentalità degli interpreti, la mentalità degli organizzatori, la mentalità del pubblico. E è chiaro che ci vuole un movimento che vinca queste resistenze per ottenere subito quello che dice lei. E subito non lo otterremo, ma bisogna, penso, lottare con molta determinazione per raggiungere questo obiettivo che è fondamentale proprio per il futuro della vita musicale. È chiaro che oggigiorno
Io ho la più grande stima dei compositori che, nonostante le prospettive estremamente scarse di esecuzione, le prospettive di una ricezione quanto mai precaria da parte della vita musicale, continuano a scrivere, evidentemente pienamente consapevoli di questi rischi enormi. Così come ho stima di tutti quelli che studiano musica con entusiasmo, pur sapendo quanto difficile oggi in generale, non solo la carriera dei compositori, ma la carriera degli strumentisti, la carriera di tutti i musicisti, perché manca quell'aiuto generale da parte delle istituzioni, da parte dello Stato, è fondamentale verso la musica classica, che è un bene noi sappiamo tutti quanto è importante. L'esecuzione di alcuni brani di Chopin e di Debussy è stato colmato il solco che divideva il pianista Maurizio Pollini e Rovereto, città natale dei suoi genitori, l'architetto Gino Pollini, protagonista del razionalismo italiano, e la musicista Renata Melotti, sorella dello scultore Fausto Melotti. Questa costellazione della sua famiglia così complessa, io credo che sia veramente l'origine della sua passione e anche di molte delle sue qualità e delle sue capacità. La musica era, diciamo, negli animi, nella passione sia dei miei genitori, dei miei parenti, aveva un posto abbastanza importante nella loro sensibilità, anche se nessuno di loro era musicista professionale. Mio padre, l'architetto, aveva suonato il violino, aveva una predilezione senz'altro per la musica, così mia madre, così Fausto Melotti, lo scultore, mio zio, fratello di mia madre, che aveva suonato il pianoforte, aveva avuto alcune esperienze, per esempio suonò in pubblico la fantasia di Debussy per pianoforte e orchestra, per esempio, non so esattamente dove, e avevo una grandissima passione per la musica di cui parlava costantemente. Che era contemporaneamente ingegnere e musicista, e poi non aveva fatto né l'ingegnere né il musicista, ma si era messo a fare lo scultore. Io Melotti l'avevo conosciuto separatamente, perché l'avevo conosciuto come ceramista, gli avevo fatto fare un lavoro alla fine degli anni 50 e poi avevo collegato dopo che lui era lo zio di Maurizio e il cognato di Gino Pollini. La mattina io entro in studio e comincio a lavorare, ecco. Ma se io dicessi che vado, entro in studio, mi metto al deschetto e comincio a fare una scultura che so già che cosa sarà, no, questo non lo posso dire. Io sono davanti sempre a una cosa misteriosissima. Melotti era un uomo grande, che sembrava un uomo antico, una personalità molto importante. Se penso di fare un disegno, finisce che faccio una scultura. Se penso di fare una scultura, finisce che faccio un disegno. Credo che abbia avuto grande influenza sul nipote proprio per via di questa sua maestà, non so, questo senso del tempo lungo che aveva Melotti. Poi da un segno nasce un altro segno, è un po' quello che succede, credo, a un compositore. Un compositore va al pianoforte e mette le mani sul piano, ma non sa che cosa scriverà. La madre è stata anche in parte una sua maestra di piano all'inizio. Era una donna molto disciplinata, molto precisa, che aveva un grande senso, diciamo, del dovere, della disciplina, del far bene un mestiere. E negli anni in cui lui poi ha cominciato a decidere veramente di diventare un musicista, di dedicarsi a questo, sono stati anni di intensa preparazione, e ricordo anche che la madre era una donna molto severa da questo punto di vista, mentre il padre aveva, come dire, dei grandi affetti, dei grandi moti di affetti per questo figlio, dei grandi moti d'orgoglio fin da allora. Un po' la mescolanza tra questi due aspetti molto diversi del padre e della madre credo che siano un po' una delle chiavi per spiegare questo temperamento insieme rigoroso e vasto che ha Maurizio. Poi
il premio Chopin. Za chwilę usłyszymy oba preludia w wykonaniu Maurizio Polliniego, laureata pierwszej nagrody. Ten 18-letni Włoch, obdarzony hojnie przez naturę, frapuje dojrzałością artystyczną, nowoczesnością myślenia muzycznego i niezwykłą precyzją działania. Padre raccontava spesso di questo momento emozionante e di quando con grandi difficoltà telefonavano per sapere come andava questo concorso e poi del trionfo. Konkurs Chopinowski zakończony. W Filharmonii Narodowej po raz ostatni zebrali się wierni słuchacze młodych pianistów. Przemawia profesor Zbigniew Drzewiecki. Jury zakończyło swe prace. Werdykt wydany. Loży kierownicy partii i rządu. Pierwsza nagroda, 18-letni Maurizio Pollini. Jego interpretacja muzyki chopinowskiej budziła zgodny podziw już od pierwszego etapu. Po raz pierwszy pianista włoski zdobył tę trudną i zaszczytną nagrodę. Żliwą owację. Po uroczystości koncert wszystkich laureatów. Maurizio Pollini gra preludium de mol. L'ambito riconoscimento da quando fu fondato il concorso nel 1927. Maurizio Pollini è giunto quest'oggi alla Malpensa di Milano ad accoglierlo giornalisti, fotografi, cinereporter e i suoi familiari. Pollini, è stata una prova molto dura. È stato piuttosto snervante perché è durato molto. Il concorso è durato circa 3 settimane. Quanti erano i partecipanti alla prima eliminatoria? Poco meno di 80, credo. Il presidente onorario della giuria, Rubinstein, ha detto che lei è un talento colossale. Mi ha detto molte cose straordinarie e quasi esagerate. Qual è stato il momento più difficile da superare, secondo lei? Forse il primo, la prima prova. Infatti sappiamo che era un po' nervoso, è vero? Sì, no, molto nervoso durante tutto il concorso, ma questo è quasi naturale, credo. Con
premio Chopin in tasca, lei inizia la carriera sotto i migliori auspici. Sappiamo già che ha numerosi impegni, è vero? Sì, è vero. I concerti in Europa? I concerti in Europa, esattamente. Lui aveva appena vinto il concorso Chopin a Varsavia. Ci siamo incontrati a casa di alcuni amici a Milano, lì proprio per scherzo, per gioia di suonare, suonammo la sonata Kreutzer, così la leggemmo. E devo dire, fu la prima volta, perché allora avevo 19 anni, 20 anni, e suonare la sonata Kreutzer con un pianista della levatura di Maurizio fu abbastanza sorprendente, perché una valanga di suono così non l'avevo mai sentita sotto le orecchie. Senza fronzoli, lui suona e ti fa leggere, ammirare la partitura. Insomma, tu, quando lui suona, è come se tu leggessi la partitura, come se ti emozionassi leggendo la partitura, perché è talmente chiaro nel suo fraseggio, nel suo modo di anche virtuosistico, fraseggio virtuosistico, ma chiarissimo. Non c'è niente di affettato, non c'è niente di, come ti posso dire, niente per epatè il pubblico, no? Sentite come sono bravo. No, lui quando suona dice: sentite com'è bella questa musica che sto suonando. Del concorso Chopin, forse non avevo calcolato il cambiamento che quella vittoria o l'inizio di una attività concertistica normale avrebbe potuto imprimere alla mia vita, e così e poi questo avvenne e feci alcune tournée e poi decisi per un certo periodo di sospendere i concerti per studiare, per riflettere, per aumentare il mio repertorio, per estendere il mio repertorio, e così feci in quegli anni. L'insegnamento che un giovane musicista può avere lo ha anche per tutte le esperienze musicali che si succedono nella sua vita: l'ascolto dei grandi artisti, dei grandi pianisti, dei grandi direttori d'orchestra, i contatti musicali, tutto questo fa parte dell'insegnamento ed ha un valore
insostituibile. Lei usciva da un concerto di Rubinstein, di Bacchus, di Horowitz, di Michelangeli e sentiva qualcosa di irrepetibile, perché il mondo di questi artisti era assolutamente personale e diverso l'uno dall'altro. E c'è stata una generazione di pianisti nati, diciamo, alla fine dell'Ottocento e all'inizio del nostro secolo, direi fino al 1920 più circa, che è veramente stupefacenti, di grandi personalità. Tutti questi hanno sicuramente contribuito alla mia formazione, come alla formazione di molti altri artisti. Ricordo anche quello che disse Rubinstein a due giovani pianisti, a me e a Michel Bloch a Varsavia, ci dette un insegnamento pratico e estremamente sintetico del suo modo di suonare dal punto di vista fisico, e ci disse che lui suonava sempre col peso, per cui non si stancava mai, e ovviamente suggerendoci di fare la stessa cosa. E allora, a titolo esplicativo, depose una delle sue dita sulla spalla di ognuno di noi, facendoci sentire la pesantezza del suo braccio, cioè facendoci sperimentare la sua tecnica in sostanza. Come vede, era un approccio del tutto positivo, non parlava di portare il peso del mondo sulle spalle, ma portava si basava sulla conoscenza di un fatto fisico preciso, che conosceva molto bene, che gli consentiva di realizzare il suono che desiderava e quindi di essere soddisfatto. Con Böhm è stato magnifico, ma un pochino al di là di ogni aspettativa, perché avevamo sia per formazione culturale sia per età, eravamo molto apparentemente molto lontani. In realtà avevo chiesto io di avvicinarmi a Böhm perché mi erano piaciute moltissimo le sue esecuzioni mozartiane, e avevo proposto di fare un disco mozartiano che poi facemmo insieme, e il rapporto musicale fu buono al di là di ogni aspettativa, appunto perché nella musica ci sono degli elementi indeterminati e inconsci, istintivi, che non si possono conoscere in anticipo. Diceva, ma
allora questo mi fa andare indietro nel passato, esattamente nell'anno 66, quando ebbi il privilegio di ascoltare la prima assoluta di La Floresta Giovane e Cea di Vida a Venezia, per la Biennale di Venezia, naturalmente presente l'autore, il pezzo mi impressionò moltissimo e ebbi l'occasione di conoscere Luigi Nono. In quel momento li lanciai, se vuole, molto audacemente una proposta di scrivere un pezzo, dei pezzi per pianoforte. Sembrava una cosa del tutto campata per aria, se vuole, perché non si era mai dedicato, non aveva mai scritto niente per pianoforte, ma era semplicemente una richiesta spontanea dovuta all'entusiasmo per la sua musica. Luigi Nono ha oggi 47 anni e vive a Venezia, nell'isola della Giudecca, un quartiere di operai e di pescatori. Ha studiato al Conservatorio di Venezia sotto la guida del maestro Gianfrancesco Malipiero. Musicista, uno tra i più validi della generazione del dopoguerra, promotore nel 1950 dell'avanguardia musicale. Con Malipiero mi è arrivata una grande apertura culturale. L'ho frequentato quando avevo 17 anni, quando ho cominciato a studiare musica. Erano gli anni molto duri della guerra e della criminalità fascista, erano gli anni anche della resistenza. Malipiero mi ha dato l'apertura culturale, cioè lo studio della musica antica e della musica contemporanea. Monteverdi con Schoenberg. In un momento così chiuso? Sì, certo. Lei già conosceva Schoenberg? Quindi. Sì, attraverso Malipiero, sì, è stato il primo. E anche a Malipiero, per questo gli sono molto grato, mi ha fatto conoscere Maderna, con cui ho studiato, e poi è dalla piccola musicista verso cui ho un grande ammirazione e grande affetto. Nono divide oggi la sua vita tra la famiglia, ecco la moglie Nuria, figlia di Schoenberg, l'illustre compositore, e le due figlie Bastiana e Silvia, i molti viaggi nell'America Latina e nei paesi orientali, e lo studio di fonologia della RAI di Milano, dove compose molta parte dei suoi lavori, come La fabbrica illuminata, come Floresta, sulla lotta del terzo mondo nel Vietnam, o Entonces Comprendión, sulla rivoluzione di Cuba, e l'opera Intolleranza 1960, presentata al Festival della Biennale. Erano gli anni 60, era un periodo particolarmente vivo e intenso, succedeva moltissimo, sia musicalmente, con l'inizio dei lavori allo studio di fonologia, con l'uso della musica elettronica, con la collaborazione con Marino Zuccheri, il grande tecnico dello studio di fonologia della RAI di Milano. E poi Gigi ha sentito suonare Pollini ed è rimasto moltissimo colpito dalla sua tecnica. Mi sembra molto interessante, mi è venuto in mente proprio stanotte, che quello che lui mi raccontò di Pollini era che poteva fare 7 pianissimi diversi, cioè una scala di pianissimi che andava da un piano a 7. Alcuni anni di riflessione, in effetti scrisse 2 lavori che comprendenti il pianoforte, come una ola de fuerzi luz e Sofferte onde serene. Un'ora fa una cassetta metallica chiusa a chiave contenente esplosivo ad alto potenziale del peso di 10 kg è stata trovata davanti a un ingresso secondario della banca commerciale di via Caserotte nel centro cittadino, poco distante da Piazza della Scala. Un momento. Gli artificieri l'hanno fatta esplodere. Molto
dopo il sopralluogo dei Magistrati. Molto triste, molto preoccupante fu il momento della strage di Piazza Fontana, qui a Milano, che ricordo perfettamente. E per capire il sentimento che esisteva allora bisogna pensare anche al fatto che in quel momento c'erano i colonnelli greci, non era escluso, perlomeno era comprensibile, razionale che si potesse avere una preoccupazione che venisse un colpo di Stato fascista in Italia, di cui questa strage, della quale fra l'altro non si, come lei sa, non si è ancora fatta piena luce, il che è una cosa che pesa sulla coscienza civile della nostra nazione in modo molto forte, secondo me. Non si è fatta luce su questa strage, come non si è fatta luce definitiva su molti altri episodi inquietanti di quegli anni, e questo grava sulla nostra coscienza civile. Del Duomo a vedere cosa stava succedendo e trovai che la piazza era gremita di una gigantesca folla che evidentemente protestava contro quello che era successo, e io mi ricordo chiaramente che mi dissi: no, il pericolo è scampato, non ci sarà una svolta autoritaria in Italia. Artista che ha sempre cercato di partecipare alla vita civile, con passioni ideali grandi, lunghe, che lui condivideva poi con altri come Abbado, come altri musicisti che allora in qualche modo frequentavamo tutti ed eravamo tutti un po', come dire, partecipi di questa vita di passioni civili oltre che di passioni. Anzi, per noi, devo dire, le passioni civili e quelle d'arte coincidevano molto, cosa che invece in questo momento non succede più, succede piuttosto che uno si ritira all'interno delle proprie passioni disciplinari e si distacca dalla vita civile. Questo credo che sia molto grave, ma non è un problema che in questo momento ci competa.
faccio un esempio, per esempio l'inizio del quinto concerto è basato su accordi dell'orchestra, molto semplici, un accordo di tonica, un accordo di sottodominante, un accordo di dominante. Il primo accordo in realtà ha una particolarità perché la quinta non c'è, quindi è un accordo anomalo, in genere non ci si fa caso, ma ha una sua particolarità. Questi accordi, per esempio, in esecuzioni non ispirate, passano come una specie di piedestallo marmoreo del concerto, piuttosto freddo, viene sottolineato solamente l'aspetto celebrativo esteriore di questa musica. Invece in esecuzioni ispirate hanno un'intensità, una forza gioiosa, un carattere di giubilo, per esempio, che fa sì che in quel momento, ascoltando semplicemente l'inizio del concerto, noi abbiamo già tutto l'arco espressivo del concerto chiaro, sentiamo già che cosa sarà l'opera. Già in un accordo ci sarà già tutto, è compreso tutto il clima dell'opera. Nella terza sinfonia subito prima della ripresa del primo movimento c'è un'entrata del corno con una tonica, mentre i violini fanno un embrione di accordo di dominante. Gli amici di Beethoven, quando alla prima esecuzione hanno sentito questo corno, sono saltati in piedi e hanno detto: questo imbecille che non ha saputo contare le battute. Invece era esattamente quel che Beethoven voleva. Ci sono delle sovrapposizioni, questo è un passaggio. Discorsi paralleli che si sommano, ma la risultanza è un'armonia nuova che Beethoven voleva. Nel Fidelio, in questa parte dell'ouverture, si aggiunge la tromba. Sovrapposizione di tonica dominante. E per esempio nell'Les Adieux, aspetta un momento, non trovo il... la sovrapposizione dei due accordi scritta dall'autore. Anche in questo passaggio del quinto concerto, in cui si sovrappone i corni e sopra il pianoforte. Difficile da spiegare. Intanto eravamo in una situazione già di per sé difficile, noi essendo in occupazione di fabbrica, trovarmi dentro alla musica, trovarmi insieme a tutti i maestri di Carlo Felice, all'orchestra, a Pollini, provai una sensazione che è difficile da descrivere, certo molto bella, che ancora adesso ricordo con estremo piacere,
anche se i momenti non erano naturalmente piacevoli data la situazione per cui eravamo dentro, ecco. Iniziava con l'avvertenza della Paragon un ciclo di lotte per la difesa dei diritti contrattuali, dei posti di lavoro che avrebbero avuto sviluppo negli anni successivi in diverse altre realtà aziendali, in diverse altre categorie. Questa era un'azienda grafica, una delle più grosse aziende grafiche della Liguria, un'azienda multinazionale che aveva deciso di smantellare il sistema contrattuale, i diritti contrattuali dei lavoratori, che aveva deciso di smembrare gli organismi sindacali. Questa era la fabbrica. Qui dove mi trovo io, esattamente in questo posto dove si tiene il concerto. Adesso ci sono dei garage, dei box, giù di sotto c'è un supermercato, di fianco c'è una palestra. Insomma, si è un po' trasformata da quella che allora era la fabbrica dove Pollini tiene il concerto. Tutta l'orchestra di Carlo Felice fu portata qui, compreso il pianoforte, che era una cosa piuttosto enorme, un pianoforte a coda. L'occupazione durò oltre 5-6 mesi durò, coinvolse tutta la città. Voleva dire non solo che la cittadinanza che ci sosteneva, ci ha sostenuto 6 mesi in una fabbrica occupata, noi abbiamo vissuto con la realtà delle persone che ci hanno portato in pratica da mangiare per 6 mesi. Pollini è stato uno di quelli che con la sua presenza lì ci ha permesso di durare fino alla fine, finché non abbiamo finito l'occupazione. Questo è il problema che io ricorderò sempre, come tutti i miei compagni che abbiamo vissuto questa occupazione di fabbrica. C'era questa fabbrica, la Paragon Italia, occupata da tempo, una situazione drammatica, gli operai che stavano perennemente lì, anche insomma, una situazione realmente pesante, e si era creata sulla base di una solidarietà sindacale, un'ipotesi che in allora era nuovissima, di uno spostamento in massa di orchestra, coro, insomma il teatro nel suo complesso che andava nella fabbrica, e c'era la disponibilità di Maurizio Pollini e di altri. Io mi sono occupato di assemblare un ipotetico programma adatto a una fabbrica, e con l'apporto di Fedele D'Amico, che
è stato notevole perché ci ha permesso di usare il coro, questa musica Mussorgsky che era estremamente adatta, pezzi rarissimi, e poi vabbè, la fabbrica illuminata di Nono c'era già, Lilia Napolia, per la parte che riguardava lui, cioè il concerto con l'orchestra. Pollini era molto tassativo, a suo modo di vedere in quella situazione si poteva fare solo un concerto di Beethoven. Il maestro aveva un grosso problema, quello dell'acustica. Lui mi accorse che era un gran perfezionista, il giorno prima chiamò l'accordatore, stette lì ore a accordare il pianoforte, quindi capì che per lui era importante la riuscita di questo concerto. Adottammo un sistema che lo stesso Pollini trovò veramente interessante, fu quello di circondare tutto il reparto macchine di cartoni, di scatole di cartoni fino al tetto, e quando finimmo questa operazione, che fu abbastanza lunga, si dimostrò molto meravigliato dall'acustica ottima che c'era. Ci teneva in modo particolare, credo per lui, ma anche per noi, non voleva fare un concerto come veniva, voleva che questo potesse essere il massimo che lui poteva dare in una fabbrica che ovviamente aveva tutti i limiti che ci si può immaginare. E venne un paio di giorni prima, decise lui la disposizione dell'orchestra, come mettere, aiutato dalla moglie, si allontanava man mano che gli orchestrali suonavano per sentire se l'acustica, se anche quelli in fondo a questo enorme salone, che ovviamente non aveva niente di teatro, era solo, lo potete osservare, un enorme corridoio con dei macchinari dentro. E quindi capimmo che per lui questo era più di un concerto che poteva aver dato in teatri importanti, era comunque una cosa importante per lui, così come la per noi, e capimmo che lo faceva per noi più che per lui. Stette con noi spesso, mangiò con noi, quindi fu una bella cosa, non ce l'aspettavamo, lo conoscevamo di fama, ovviamente nessuno di noi lo aveva mai visto, trovarselo vicino, molto affabile. Fu un'esperienza veramente, veramente bella.
viene mori. Potrei fare una cronaca degli avvenimenti molto semplice. Erano gli anni della guerra del Vietnam e vi fu il bombardamento ordinato dagli americani di Hanoi e delle città del nord. A questo punto io sentii che fosse giusto prendere posizione e preparai una brevissima dichiarazione di poche righe che venne firmata in quell'occasione da parecchi autorevoli musicisti italiani, fra cui Luigi Dalla Piccola, Goffredo Petrassi, il Quartetto Italiano con Borciani, Pergreffi, Farulli e Rossi, da Claudio Abbado, da Luigi Nono, da Giacomo Manzoni, e quindi uscii alla Società del Quartetto quella sera e cominciai a leggere la dichiarazione. Avendo formulato 6 o 7 parole, arrivai alla parola Vietnam e fu un'esperienza veramente straordinaria, perché la parola Vietnam suscitò un boato assolutamente improvviso da parte di tutta la sala, che esplose come neanche fosse stata messa una miccia improvvisamente sotto ogni poltrona. E la cosa fu veramente impressionante. Devo dire, io ero anche, pensavo della mia ingenuità che il concerto avrebbe avuto luogo, pensavo che sarebbe stato possibile di fare una breve dichiarazione che voleva essere, non era pensata come una presa di posizione politica o una posizione politica di parte, era semplicemente una protesta da un punto di vista umano contro un episodio efferato di una guerra, no? Non aveva nessuna pretesa e tantomeno nessuna idea di fare della propaganda politica in senso stretto, che effettivamente in una sala da concerto sarebbe inammissibile come idea. E vabbè, questa fu la reazione e devo dire, forse non avrebbe dovuto sorprendere, ma indubbiamente mi sorprese per la sua violenza e la sua precisione, neanche fosse stata preordinata. Aspettavamo la pace in Estremo Oriente come prima conclusione positiva dei conflitti che affliggono ancora questo nostro secolo e come regalo umano degno della festa di Natale. Invece è annunciato al mondo che la pace non è ancora matura. È triste. Non dobbiamo perdere le forze d'animo per sperare ancora, per sperare sempre. Pollini tentò di leggere un appello contro l'intervento americano nel Vietnam, il pubblico si inquietò moltissimo e poi la frase "noi la paghiamo per suonare, non per parlare", infatti il concerto non ha avuto luogo. Credo avesse esordito un pubblico a Milano, proprio da noi al quartetto, il primo concerto l'ha fatto nel 59, aveva 17 anni, poi aveva suonato in altre occasioni ed era legato da familiarità, direi da amicizia molto stretta, che è rimasta inalterata dopo l'episodio con alcuni dei grandi esponenti del quartetto di allora, Alfredo Hammann, presidente del quartetto, Sergio Dragoni, presidente del Conservatorio di Milano e grande esponente del quartetto, e Carlo Maino, di una famiglia che è sempre stata legata ed è tuttora legata al quartetto. Pollini è stato impedito nella prosecuzione della lettura, è uscito, ci sono stati movimenti, persone che sono salite sul palcoscenico, qui dove siamo adesso, hanno cercato di dire tutto, il contrario di tutto e così via.
Il guaio grosso, secondo me, è stato da un lato che noi non sapevamo nulla, noi, io non ero in consiglio allora, comunque il quartetto, il consiglio del quartetto non sapeva di questo intendimento di Pollini. Non vuole essere né una scusa, né una giustificazione, né una critica, è solo un dato di fatto che va valutato assieme a un altro dato di fatto. Purtroppo quella sera non v'erano i grandi esponenti del quartetto che ho appena nominato. Non c'è stato nessuno del consiglio del quartetto che ha saputo o potuto prendere in mano la situazione, quindi è stata sgovernata. Da un lato vi era un giovane, io vorrei ripetere la parola, un giovane determinato, convinto, e non ho assolutamente nulla da dire a questo riguardo, che pretendeva di leggere una sua comunicazione. Dall'altro lato una folla che a questo punto aveva l'atteggiamento della folla. Tutto è finito lì, non si è fatto il concerto. No, evidentemente era il riflesso di uno stato d'animo diffuso in quel momento, e devo dire che il fatto che questo sia successo era forse positivo per vedere cosa c'era nell'aria in quel momento. Non era intanto interessante il pubblico della sala da concerto quanto la società italiana di quel momento. Evidentemente gli animi erano molto esasperati e questo era il risultato. Interpreti, esecutori nella mia vita. Molto spesso ho trovato persone anche molto, molto musicalmente molto preparate, molto interessanti, molto sensibili, però anche molto spesso persone che accanto a questa loro sensibilità e capacità non hanno particolari interessi al di fuori. Pollini è una delle poche persone, pochissime persone in questo campo, che non si arresta, non si accontenta assolutamente del suo orticello musicale, a parte il fatto che all'interno della musica ha una conoscenza impressionante, a partire dal Gregoriano fino a oggi e fino a domani, aiutato anche dalla sua memoria prodigiosa, per cui conosce decine di partiture, o centinaia forse di partiture a memoria. Maurizio è nato così, insomma, ricordo già da ragazzino quando suonava il quinto di Beethoven, quando era giovanissimo,
no, leggeva a prima vista delle partiture molto difficili. Quando un giorno è venuto a casa, non ci siamo trovati un giorno, no, non era a casa, eravamo a Chicago a fare un concerto, è venuto nella mia suite che aveva un pianoforte e mi ha suonato tutto il Fierabrass di Schubert per convincermi a dirigere, perché dirigere quest'opera di Schubert che non si era mai eseguita. È fuori dubbio che Pollini conosce la musica e gli ingranaggi della musica come pochissimi. Se uno ha mai parlato col suo maestro, con Bettinelli, dice che era un allievo scrupolosissimo e addirittura il vecchio Barblan raccontava che non sapeva più che cosa dargli della biblioteca del Conservatorio di Milano, perché lui studiava tutto, leggeva tutto. Quindi lui conosce la musica e sa analizzare la musica come pochi. Ma sbagliare questa prova di intelligenza con un intellettualismo e tanto peggio con un cerebralismo è uno dei più grossi errori che si possa fare nel catalogare Pollini. Chi è nelle prime file di una sala mentre Pollini suona sente lui che mugola, che canta dentro di sé quello che sta eseguendo. Quando Pollini suona, la luce dell'intelligenza è tale da non contrastare mai la foga di un istinto che a mio avviso ha costituito, da quando lui ha cominciato a essere il grande Pollini, proprio un voltar pagina nella storia del pianoforte del Novecento. Secondo me finisce l'epoca dell'impressionismo pianistico, del pianismo neoclassico, diciamo pure finisce l'epoca di Benedetti Michelangeli e comincia l'epoca di Pollini. Forse Pollini non sarà d'accordo con me, con quello che io dico, ma io da spettatore ho questa impressione. Benedetti Michelangeli ha una sorta di impeccabilità lunare, Pollini invece è ugualmente infallibile, infallibile al punto che forse nessuno ha registrato come ha registrato lui gli studi di Chopin. Credo che sia impossibile trovare anche un errore, un minimo, però non c'è nulla di levigato, di lunare, di capitato dall'altro mondo. No, gli studi di Chopin sono veramente una serie di pagine che danno più che mai la sensazione che Chopin è stato un barbaro rispetto al romanticismo ottocentesco, e quindi arrivano con tutto il fulgore della loro impeccabilità, ma anche con questa passione che Pollini mette dentro a queste cose. Un interminabile applauso. Così il pubblico entusiasta del Teatro Rossini di Pesaro ha siglato ieri sera il trionfo di Maurizio Pollini, il grande pianista, per la prima volta sul podio a dirigere un'opera lirica. Occasione La Donna del Lago, melodramma in due atti di Gioacchino Rossini, per la prima volta presentato in edizione critica e fedele alla versione originale, tratta dal poema di Walter Scott. Il lavoro di revisione è stato compiuto sugli originali rossiniani da Colin Slim. Insomma, una sorta di prima dopo il debutto del 1819 al San Carlo di Napoli. Un avvenimento storico per evidenti motivi. Una sera mi disse: devo fare La Donna del Lago di Rossini, mi interessa moltissimo perché non è l'opera buffa ma è il teatro serio. E perché non la facciamo insieme? E si intendeva che io avrei fatto le scene. E allora cominciamo a studiare, non solo me la suonò al piano lunghi pezzi all'inizio, ma poi proprio nel giro di un anno ci incontriamo moltissime volte e studiavamo pezzo per pezzo, proprio scena per scena, e lui suonava al pianoforte, ma non accennando così, suonava e cantava. Cantava proprio. I Rossini io direi che l'ho scoperto un anno fa.
quando ho studiato questa partitura. È incredibile, e adesso sono veramente convinto al 100% che bisognerebbe portare avanti la conoscenza presso il pubblico di tutto il mondo di questo Rossini serio, che è assolutamente straordinario musicalmente. Ma mi interessò moltissimo la drammaturgia musicale di Rossini, che io presi in qualche modo veramente sul serio, cercando di capirne le incredibili contraddizioni interne. La prima volta che vidi lo spartito della Donna del Lago, lo sguardo si soffermò su una cabaletta in cui, su un disegno musicale che normalmente, secondo la mia ottica, non poteva che esprimere la più grande gioia, vi erano delle frasi tragiche. E questo mi sorprese enormemente, al primo momento naturalmente non compresi, ma poi cercai di approfondire il discorso e cercai di capire questa specie di straniamento che esiste nella drammaturgia rossiniana. Finora il sol non gira in quel d'onda e coi bei rapi ogni altro getto ti ame funesto tu che imperfetto tutto detesto. Mi sembrò che vi era una veramente una spinta drammatica anche in parte di questo genere, una spinta drammatica che al limite, se vogliamo, dell'assurdo, ma che testimonia di un preciso piano drammatico di Rossini, del tutto sui generis, diverso da qualsiasi altro compositore. Pezzo per pezzo si mise insieme il significato di tutte le parti di questa opera, ma nel frattempo lui disse: tu devi fare anche la regia. E io ho detto: ma io non ho mai fatto la regia, non posso. E insistettero talmente che abbiamo detto: proviamo. E allora lo studio diventò ancora più intenso, perché si cominciò a mettere non solo delle visioni, ma dei movimenti, l'azione scenica e così. E pian pianino arrivammo a questa cosa, con grande emozione da parte sua e da parte mia, perché da parte sua era la prima volta che dirigeva un'opera e da parte mia era la prima volta che io facevo una regia. Quindi, non so, Alberto Arbasino disse: born la coppia, born again, cioè nuovi nati verso questa cosa. Fu un'esperienza interessante, senz'altro. Decisi di non ripeterla, pensai di dover scegliere in maniera risoluta fra impegnarmi veramente a fondo nella direzione d'orchestra, cosa che avrebbe preso un'enorme parte del mio tempo, oppure limitarmi al pianoforte, che era la cosa che decisi. L'aspetto strano e anche magnifico di ogni serata musicale è che non si può esattamente prevedere come si svolgerà da un punto di vista intimo, probabilmente perché hanno grande peso dei meccanismi inconsci della nostra personalità che non conosciamo a fondo, sicché ci possono essere delle sorprese, delle serate che sembravano dover andare nel migliore dei modi, invece si rivelano per qualche aspetto insoddisfacenti, in altri momenti si pensa che per delle ragioni di stanchezza o di varie altre natura la serata
potrebbe avere un andamento preoccupante, e invece si vedono delle serate estremamente felici. Questa è la realtà un po' di ogni incontro col pubblico. Stato d'animo naturalmente può essere in parte influenzato senz'altro da varie circostanze ambientali, l'acustica della sala, lo stato dello strumento, l'atteggiamento eventualmente o il fluido che parte dal pubblico, tutti questi elementi influiscono, e naturalmente quello che sta nel fondo di ogni artista, che è la cosa più determinante, ma che lo stesso artista non è in grado esattamente di prevedere prima che il concerto abbia avuto luogo. È un'avventura ogni concerto, non c'è dubbio. Hanno ammesso, per esempio, di avere una sorta di track prima di un concerto. Questo Rubinstein, per esempio, mi ha detto: non c'è stato un concerto della mia vita in cui io non abbia avuto il track prima del concerto, anche se evidentemente nel caso di Rubinstein non lo immagineremmo neppure. Ma sì, indubbiamente sarebbe giusto che il pubblico, la gente si renda conto come un'esperienza artistica possa avere un elemento estremamente imponderabile ed estremamente delicato, anche se naturalmente la tecnica, l'esperienza, il mestiere, la routine, tutte queste cose tendono a nascondere questa realtà più, direi, più interessante e più profonda. Non si accontenta naturalmente di avere una voce più forte, meno forte, ma di cercare quello che è una caratteristica forse del canto, del suo canto, del suo modo di esprimersi, è in uno strumento in cui ci sono congegni, martelli, corde e tutto il resto. Cosa possiamo fare? Intanto cercare di non andare nella direzione opposta, è già una cosa importantissima. E poi man mano crescere con lui in maniera da innanzitutto ascoltarlo il più possibile e poi arrivare a capire o perlomeno decifrare qualcosa di quelli che sono gli impasti del colore stesso da lui richiesto, perché poi alla fine non si tratta di piano e forte, c'è anche questo chiaramente, i due pedali dello strumento lo dicono, ma è il colore che è la cosa più difficile. L'aspetto dell'accordatore è un fatto molto importante, perché è un mestiere che forse viene sottovalutato, e non si tratta, intanto fare una buona accordatura del pianoforte è estremamente difficile e richiede una grande sensibilità, assolutamente, ma anche la cura, l'intonazione del pianoforte è un fenomeno estremamente complesso che pochi accordatori sono in grado di fare nel modo migliore. E io negli ultimi anni ho molta stima di Angelo Fabbrini, che mi ha assistito in numerosi concerti. Recitativo a scuro al Salvatore Sciarino. Vi ho scritto una cosa che non è un vero concerto per pianoforte e orchestra nel senso, come dire, più plateale o più virtuosistico del termine, ma è certamente un pezzo dove il rapporto dello strumento con il linguaggio contemporaneo diventa più intenso e più espressivo in qualche modo. Penso che
Cioè, né io né Maurizio siamo interessati all'aspetto esteriore del concerto, non ci interessa il concerto come affermazione dell'esteriorità, dell'esibizione, della bravura. Ci interessa invece l'intensità del rapporto fra il pianoforte e l'orchestra, fra il pianoforte e la sua tradizione, fra il compositore e l'esecutore, e fra tutte queste cose, compresa l'orchestra e il pubblico. Senz'altro difficile, però non lo considero fra le cose più difficili scritte per la tastiera. Ha una tecnica del tutto sua. Sciarrino ha un modo. Io ho anche suonato la quinta sonata di Sciarrino. Sciarrino ha composto 5 sonate e ha una scrittura pianistica personale del tutto originale, con un senso dello strumento, con un senso soprattutto della sonorità dello strumento. È interessante rendersi conto come oggi ancora sia possibile da questo strumento tanto usato nella storia dei grandi compositori, sia possibile da questo strumento trovare ancora nuovi suoni. Questo avviene nei compositori contemporanei, fa piacere per un pianista la coscienza che questo strumento eccita ancora la fantasia dei compositori e dà dei risultati che hanno un carattere di novità, di originalità. Esempio di un'audience piuttosto vasta, perché la Luna è una delle maggiori sale di Londra, piena. Recitativo Ascoro by Salvatore Sciarrino. Ci sono varie considerazioni, vari elementi da tenere presente. E la musica, come in generale le arti, la scienza, tutte le cose nel XX secolo hanno avuto uno sviluppo gigantesco. Il linguaggio è mutato man mano che mutavano tutte le situazioni della vita dell'uomo, semplicemente. E questo è un dato di fatto. Per me ritrovo l'interesse praticamente solo in musica che ha accettato
questa sfida di rinnovamento del linguaggio. Quindi è un giudizio a posteriori, non a priori, che do. Non penso che sia perfettamente corretto dire la musica è assolutamente necessario che la musica sia nuova per essere grande, però di fatto, almeno questa è la mia impressione, nel nostro secolo la musica, non esiste grande musica che non sia anche veramente portatrice di un grande rinnovamento sul piano del linguaggio. Una volta fatto questo programma, 5 pezzi per pianoforte di mio padre, opera 23, di Soffierte onde serene di Nono e di 2 sonate di Beethoven, e ha tenuto prima una specie di introduzione dove ha spiegato come il suonare Schönberg gli influenzava il modo di parlare, di suonare Beethoven e viceversa, ed è stata una cosa bellissima con esempi musicali. Io ho sempre sperato che l'avrebbe fatto più volte, perché questo, il pubblico era entusiasta, ed è stata una cosa che ha aiutato molto a capire sia Beethoven che Schönberg. Fu indubbiamente a Milano, con Abbado, con Grassi, un movimento culturale nel campo della musica che portò ai concerti per lavoratori e studenti, che portò all'esecuzione di opere contemporanee da parte della Scala, un movimento che direi abbastanza imponente di impegno artistico. 1973, studio di Paolo Grassi, però c'era Abbado, c'era Pollini e con gli altri Accardo, il trio di Trieste. Quegli anni lì a Milano sicuramente abbiamo fatto delle cose secondo me molto importanti, con Nono, con Maurizio, con Grassi, con tutte le persone che sono intervenute, abbiamo fatto tante cose penso importanti. Fu una cosa molto importante culturalmente e socialmente. In che senso? Nel senso che esistevano degli interpreti, fra cui appunto Pollini, come anche Abbado, come altri, i quali capivano e sentivano la necessità che la musica uscisse dai pubblici tradizionali, dagli abbonati, dalle prime famose, famigerate, eccetera. Sentivano la necessità che la musica dovesse finalmente rivolgersi anche ad altri pubblici, come erano appunto sia quelli degli studenti sia quelli dei lavoratori, che sicuramente erano quelli sempre stati maggiormente esclusi dalla cultura in generale e dalla musica in particolare. Quanta gente riusciva o riesce a mettere piede alla Scala. È stato il tempio della grande borghesia, 2 secoli fa dell'aristocrazia, in cui il cosiddetto popolo ha trovato ospitalità soltanto nel loggione a prezzi bassi. Fu possibile con Grassi, che capì questa esigenza, e da lì nacque questa serie di concerti per l'oratorio studente, che poi continuò addirittura, continua forse ancora oggi, ma che allora per un certo numero di anni ebbe un significato molto particolare. Quando Paolo Grassi ebbe questa idea di fare la musica da camera per tutta una popolazione, si può dire, che non la conosceva e non poteva neanche arrivarci con i prezzi e con le condizioni che c'erano allora, Paolo Grassi trovò in Maurizio Pollini, chi sposò la sua idea, chi si fece promotore di queste iniziative, chi partecipò sempre. 18 anni, poi 18 un concerto all'anno sempre. La fedeltà di Pollini a questa iniziativa è stata eccezionale, straordinaria, magnifica, direi commovente. E Maurizio è questo.
non è che per lui andare in una fabbrica e parlare di Chopin o fare degli esempi sia un'attività così lontana da quello del parlare col suo pianoforte, al suo pubblico. Tant'è vero che se si considerano i suoi programmi hanno sempre un taglio culturalmente impeccabile e sempre volto verso questa possibilità di illuminare delle zone del pensiero, di dare una certa luce, di scavare certi argomenti. Nel 1983 io pubblicai una storia del concertismo pianistico intitolandola Da Clementi a Pollini. Pollini allora aveva poco più di 40 anni, ma io lo vedevo, e non mi sono sbagliato, credo, come figura storica. Quando Pollini vinse il concorso di Varsavia, cominciò la sua carriera, ma cominciò la carriera di un vincitore di concorso che era tecnicamente superbo, che aveva una musicalità prorompente, un grande dominio di tutti gli aspetti del discorso musicale, ma che in qualche misura era legato, anzi era nettamente legato alla tradizione. Pur con degli elementi di novità, era molto legato alla tradizione, in particolare, siccome si trattava di Chopin, all'esempio di Arthur Rubinstein, che era considerato allora ed era giustamente il più grande interprete vivente di Chopin. Poi dopo il ritiro momentaneo dall'attività concertistica, Pollini riesaminò e approfondì e interiorizzò le ragioni del suo essere interprete al pianoforte e le trovò appunto eroicamente partendo da una esperienza contemporanea, quella della nuova musica degli anni 50. Pollini partiva da Boulez e Stockhausen, particolarmente da Boulez, eseguendone tra l'altro la seconda sonata per pianoforte. Risalendo subito all'indietro, perché questa è la sua particolarità, rileggere il passato alla luce della creatività contemporanea. Pollini suona la musica contemporanea e promuove in altro modo la musica contemporanea perché, io credo, ha fiducia nel proprio tempo. Questo è prima di tutto un atteggiamento morale. Biblioteca Comunale Sant'Ilario d'Enza, mercoledì 9 maggio 1973, ore 21, incontro con Claudio Abbado, canzoniere del Lazio, Francesco De Grada, Luigi Nono, Maurizio Pollini. A Reggio Emilia siamo recati con Maurizio Pollini, con Luigi Nono, per cercare di portare la musica non al solito pubblico, ma a vedere come rispondeva un pubblico di studenti, di operai che non avevano mai sentito un concerto. Cioè che non era un pubblico che non era legato a delle convenzioni, a delle abitudini, e abbiamo visto con grande sorpresa che questo pubblico si entusiasmava per Beethoven come si entusiasmava per la musica moderna. È stata un'esperienza notevole. Primavera del 72, proprio in casa Pollini, ci riuniamo, siamo diversi che voglio citare, Pollini stesso naturalmente, Nono, Abbado, Manzoni, Gentilucci, Fellegara, Santi e Dio. Lì nasce anche la testata a cui tengo molto, musica barra realtà, la musica e la realtà interfacciali, nasce il progetto. Nono venne fuori questa idea nuova, sua, e dice cosa ne direste se attraverso un sindaco democratico, che è il sindaco di Reggio Emilia, che io conosco, eccetera, si riuscisse a mettere su un'iniziativa al di fuori dei giri tradizionali della musica e quindi andando incontro al pubblico completamente diverso nei luoghi di Reggio Emilia o di altre città di questo tipo, a fare la nostra musica, la musica tradizionale, l'antica, la musica contemporanea, eccetera, per rompere appunto questa barriera del pubblico, eccetera. Qui questa fu la proposta lanciata appunto da Luigi Nono quella sera lì, e i due interpreti presenti, appunto, che il discorso era rivolto soprattutto a loro, furono entusiasti.
delle prime questioni molto nette che Pollini ci pose fu che lui aderiva con grande entusiasmo al progetto, però che voleva garantire nelle fabbriche, nelle biblioteche, nei quartieri, nelle palestre, ovunque si andasse, la stessa qualità che lui desiderava nelle grandi sale da concerto, e quindi che voleva che portassimo lì il pianoforte gran coda. Se non c'era si sarebbe anche adattato, ma la prima cosa che ci chiese fu: avete il gran coda Steinway? Quello voglio. Sant'Ilario non fu possibile garantire il gran coda, e venne smontato e imballato al meglio il mezza coda, caricato sul camioncino, sul furgone, trasportato sulla Via Emilia, su Parma, per arrivare a Sant'Ilario, dove aveva da poco aperto una biblioteca nuova in una specie di grattacielo lì nel centro, nel piccolo centro di questo paese. Arrivati lì si trovò di fronte a questo scalone, poi alla fine si riuscì a montare questo mezza coda dentro la sala principale della biblioteca di Sant'Ilario. Forte fu collocato in mezzo alla sala, proprio qua in mezzo. Era un pianoforte a mezza coda e proprio fra il pubblico, no? Quasi stretto dal pubblico, che era collocato in parte là sopra su quel gradone, in parte dove sono io adesso su delle sedie, in parte dove vedete questi ragazzi che adesso stanno facendo un gioco di lettura, perché erano stati sistemati, ecco, dei gradoni. Un pubblico che si aggirava sulle 200 persone ed era il cosiddetto pubblico popolare, cioè formato un po' dalla varietà della cittadinanza, giovani, anziani, persone appassionate di musica, c'erano operai, c'erano insegnanti, c'erano suonatori di banda, giovani, molti giovani che erano abituati magari ad andare ai concerti rock e però non disdegnavano di venire alle serate di musica realtà. Il suo rapporto con questo nuovo pubblico sullo strumento, sulla musica, sull'ascolto, sulla grande qualità delle sue esecuzioni. E sì, a partire da questo materiale, da questo dato strutturale, concreto, lui era aperto a domande, osservazioni. Lo stesso pubblico interveniva con valutazioni, con richieste. Si arrivava mediamente sulla mezzanotte e mezza, l'una. Richieste di replica o di chiarimenti. C'erano le domande, una lunga sfilza di domande. Era anche una specie di lezione nel corso della quale gli esecutori, in particolare Pollini, realizzavano l'opera e contemporaneamente, interrompendosi, davano indicazioni sul suo significato, aiutavano a capire il linguaggio musicale. Pollini, come del resto tutti, perché occorre dire, viveva questa esperienza come una controindicazione
proposta di fare musica, di pensare di fare la musica, e quindi il proprio stesso mestiere di musicista e di pianista. Per esempio io credo che sia rimasto dentro, io gli riconosco ancora oggi qualcosa che gli è rimasto dentro. Pollini quando suona in una sala suona sempre per un pubblico che va oltre quello della sala. Io devo dire, sono nato in una casa dove si ascoltava Gianni Morandi. La musica classica l'ho conosciuta grazie a questa scuola, in fondo. Ho fatto qualche anno di pianoforte da privatista, ho cominciato a 12 anni, a 14 anni sono venuto qui. Ed è vero, grande onore a tutti i compositori di musica colta, perché mi hanno insegnato certi valori che la musica leggera certo non mi dava. Però in fondo non posso dimenticarmi che ci ho vissuto a contatto tanto tempo. E quindi certo, un certo genere di musica, secondo me, ha una sua ragione di esistere, ha una sua aderenza con il mondo intorno che ci troviamo. E quello che voglio chiedere da lei, questa è una cosa, e penso soprattutto i grandissimi della musica classica non possono più evadere. Voglio sapere lei cosa ne pensa di certe manifestazioni musicali che sì, non sono musica classica, non sono musica colta, però probabilmente tante volte non sono nemmeno niente, qui dobbiamo chiudere la porta in faccia. Voglio sapere quello che ne pensava. Ma penso che la musica leggera non ha bisogno di difese, perché si difende da sé, lasciamola stare, evidentemente ha una funzione, piace benissimo. Nel passato, se pensiamo al jazz, cioè per momenti del jazz, penso che fossero di grande validità musicale. Oggi come oggi, nel campo leggero che conosco male, io vedo questi valori in maniera estremamente ridotta, estremamente modesta. Ma il problema è che ci sono milioni di giovani che conoscono la musica che dice lei e semplicemente non sono spinti da un'adeguata promozione ad accostarsi a qualche cosa che li renderebbe immensamente più soddisfatti se la conoscessero. Questa è la mia profonda convinzione. Quindi il suo discorso mi lascia francamente abbastanza indifferente, in quanto le comunicazioni in quel caso ci sono. Tanto meglio se nella musica leggera c'è qualche cosa che ha un certo valore artistico, tanto meglio. Ma dall'altra parte abbiamo un enorme patrimonio musicale che ha un incredibile valore, che potrebbe potenzialmente far felici veramente le persone se lo conoscessero, e che rimane completamente abbandonato a se stesso per mancanza di azioni importanti da parte di chi dovrebbe compierle. Monteverdi, il lamento d'Arianna, Luigi IX, core di Didone, Gesualdo da Venosa, Cinque Madrigale, Karl-Heinz Stockhausen, Gesang der Jünglinge und Klavierstück römisch 10. Das war das Programm des ersten Progetto Pollini in Salzburg in 1995. Es war ein Zeichen, wie Salzburg, wie das Festival von Salzburg sich entwickeln möchte. Es war ein Zeichen, die vom Publikum teilweise mit Buhrufen angenommen wurde. Es entstand ein kleiner Skandal, aber diese Buhrufe wurden dann durch riesige Zustimmung wieder wettgemacht. Und das war ein sehr wichtiger Anfang, nicht nur für das Progetto Pollini, sondern auch für die Salzburger Festspiele,
weil wir gesehen haben, dass die Grenzen der Musik concerti hanno la particolarità di presentare nella stessa serata questi momenti lontanissimi di musica, di composizione estremamente lontana nel tempo, accostandoli con dei criteri diversi da concerto a concerto, con dei fili conduttori abbastanza inconsueti e strani che ho trovato per ognuno di essi. Per esempio nel primo concerto verrà eseguita dapprima la Missa pro Lationum di Ockeghem, poi un lavoro in prima esecuzione mondiale di Manzoni e nella seconda parte la Sonata Hammerklavier di Beethoven. Il filo conduttore in questa serata consiste proprio, direi, nella lotta del compositore con le difficoltà contrapuntistiche per vincerle e per riuscire a fare trionfare l'ispirazione. Moderna Streichquartett 1955, Clementi Reticolo, Busotti Quartetto Gramsci, Monteverdi aus dem 7. Madrigalbuch. Da sieht man dieses ganze Konzept von Maurizio Pollini, dieses Universalkonzept. Ein Musiker, der nicht nur bei seinem Klavierrepertoire bleibt, sondern der eben erkannt hat und erkennt, wie wichtig erstens die Ursprünge, die Wurzeln der Musik sind und zweitens, was wird heute vor allem in Italien komponiert. Questa è una decisione dovuta al mio grande entusiasmo per Monteverdi e per questa ragione ho deciso di presentare una serie di madrigali studiandoli con vari cantanti, una serie di madrigali che vanno da una voce a sei voci. I brought some Italian harpsichords and one or two others, and Mr. Pollini tried the instruments then to get an idea of the balance in the Mozart hymn. Io ho scarsissima esperienza di suonare il clavicembalo e il problema per me dipende dal fatto che questo strumento ha una gamma dinamica molto limitata, non riesce ad abbassare la sua voce in un pianissimo veramente soddisfacente e naturalmente non ha il forte, questo è chiaro, si sa, ma anche l'assenza di un pianissimo è un elemento abbastanza negativo per me. The same here, yeah. It's already coupled, and all you have to do is also just one pedal, this one. On the board. That's it, the 4 foot and the 2/8. This is already? That's already there with the pedal down. Nell'ottavo libro dei Madrigali Monteverdi parla dei contrari che muovono grandemente l'animo umano, fine che deve avere la buona musica. Sicché mi sembra giustificato nell'interpretazione della sua musica o anche in genere della musica antica di evitare l'uniformità.
now the pause, and Mr. Pollini has decided to choose the second of the two harpsichords that we have on the stage. Innanzitutto che i cantanti fossero nella posizione migliore acusticamente, perché avendo la parte principale, che sicuramente non era il clavicembalo che si limita ad accompagnare, volevo che fossero nel punto acustico più felice per la proiezione del suono nella sala, e naturalmente volevo anche che ci fosse un grande contatto fra di loro e con gli strumenti accompagnanti. No, per te l'arte, no, ovviamente c'è problema, per te l'arte. Non lascia niente al caso, lui sa bene quello che sta cercando, basta guardarlo per rendersi conto di che cosa in realtà lui sta chiedendo, lui lavora con grande passione. Si svolge attraverso le prove, si svolge attraverso una reciprocità di consigli che un musicista dà all'altro per mettersi d'accordo, decidere su particolari dell'esecuzione, decidere su, per dire, un crescendo, un diminuendo, un rallentando, il modo di condurre una frase. Attraverso queste prove, questa indicazione, l'esecuzione dovrebbe prendere rilievo, e naturalmente prende rilievo attraverso quello che non si dice e quello che si fa, perché come lei sicuramente immagina, in musica, nel fare musicale, quello che non viene detto e quello che si realizza spontaneamente è di gran lunga la parte fondamentale, più importante. Verdi cercava una musica straordinariamente espressiva nel legame stretto fra parola e suono, questo in un modo netto, programmatico, direi forse per la prima volta nella storia, o più di quanto gli antichi maestri avessero voluto fino a quel momento. In questo senso con lui mi sembra che si può dire che nasca l'espressività moderna in musica, in lui e nei grandissimi autori italiani, suoi contemporanei come Gesualdo da Venosa, Luca Marenzio, Frescobaldi.
c'è un mondo nuovo che si apre di ricerca musicale straordinariamente avanzato, come lei sa, nei cromatismi, questi autori hanno momenti di anticipazione assolutamente straordinaria che arriva fino, addirittura fino al nostro secolo. Verdi che non è filologico sicuramente, utilizza dei fraseggi lunghi, ecco, delle note lunghe, delle note non accentate ma delle note lunghe tenute, c'è una tensione in ogni nota e c'è un rispetto della scrittura monteverdiana. E poi, non so, guardando, voi forse non godrete di questo spettacolo, ma noi sì, vediamo il viso del maestro Pollini. È appassionatissimo, ecco, è un monteverdiano molto appassionato, c'è gelo e fuoco che passano attraverso il viso. Questa è la storia. Succede qualcosa di bello, anche succede qualcosa di commovente, insomma. E spero che succederà questa sera. So, it's 5 hours before the concert and Mr. Pollini has chosen the instrument that he wants to use. Diciamolo che ho scelto. Aveva una possibilità di un pianissimo molto, molto accentuato che mi soddisfaceva nel rapporto con le voci. Dopo l'ultima cosa farebbe posizioni esatte per questa sera. Sì, sì. Va bene. Sì, per noi la parte. Sì, per le voci da spingere. Sì, facciamo vedere. Mi è capitato qualche volta di essere a casa sua prima di qualche concerto alla Scala e di sentire come drammaticamente lui vive certe possibilità esecutive e come fino all'ultimo momento lui lotta per proprio misurare e calcolare cosa vada meglio e cosa si possa fare di meglio per avvicinarsi a questa ideale perfezione dell'esecutore. Is absolutely equal. We want a crescendo, and you did it fortissimo. You played four notes. Again. I pezzi si ripetono dei passaggi.
ci si immedesima ancora di più e si sente la musica, si sentono gli altri cantare. Più si prova, più si canta e più è bello. Anche per noi è stato capire, scoprire quale a quale perfezione bisogna tendere. Lui ripeterebbe all'infinito, finché non si raggiunge la perfezione assoluta. 116. Ci arricchisce in tutti i sensi, perché avere a che fare con un musicista così grande che ti dà dei suggerimenti o che ti chiede delle cose particolari, a volte ti chiede delle cose alle quali tu non avevi pensato, per cui è una cosa comunque positiva, ti fa ragionare sopra la musica. La musica è sempre una cosa che si muove in continuazione, non è un codice fisso, per cui ogni suggerimento nuovo, se si riesce poi a tradurlo e a farlo proprio, è un arricchimento comunque. Figura centrale nella vita di Maurizio, che è questa donna straordinaria, che è Marilisa. Io direi che è una coppia straordinaria, e poi anche col figlio Daniele, nella famiglia si è molto arricchita la presenza di questo ragazzo, che poi ha scelto anche lui la carriera pianistica, o non so se l'ha scelto, ma però la pratica. Lui ha un rapporto molto buono col suo maestro, che è Franco Scala, e che gli ha dato un insegnamento prezioso, quindi io non, assolutamente non sono in nessun modo il suo maestro, ma sono una persona con la quale c'è un contatto, una discussione continua con lui, e quindi un rapporto che forse può anche essere proficuo. Un trionfo annunciato, e non solo perché si chiama Pollini. Daniele, figlio del grande Maurizio, è bravo, veramente. Annunciato come rivelazione nel concerto che ieri sera nell'ambito del Rossini Opera Festival di Pesaro ha segnato il suo vero debutto in pubblico, il 19enne Pollini ha dimostrato di avere le carte in regola per seguire la carriera dell'illustre genitore, anche se lui non pensa soltanto al pianoforte. Per me la cosa importante è che mio figlio faccia quello che più lo rende contento. Beh, se gli piace la musica sono soddisfattissimo, evidentemente. Thank you.
questo... Ci sono vari elementi che si vorrebbe dare ai giovani. Prima di tutto, certamente oggi siamo nel mondo moderno, ha scoperto il rigore sicuramente del campo dell'interpretazione, e direi ai giovani di non abbandonarlo mai, ma naturalmente l'importante è che trovi un rapporto con i grandi compositori. Questo è frutto di un lavoro costante che deve durare tutta la vita, non è frutto di un giorno, è un rapporto che cresce col tempo. Mi raccomando di mantenere il pianissimo durante tutto il momento della mia vita.